A proposito della conferma degli investimenti, dice: noi continueremo a confermare gli investimenti considerando la costruzione del mercato, non cerchi di spingere la Fiat adesso, il mercato è di 1.400.000 vetture, non è stato mai così basso nel 1979. E poi aggiunge, anche se non fa riferimenti diretti a Torino, con questi livelli produttivi la Fiat ha uno stabilimento di troppo in Italia. C'è almeno uno stabilimento extra. Bisognerebbe tagliare uno dei quattro produttori di auto che abbiamo in Italia. Si salva solo se c'è la possibilità di vendere all'estero. Il numero uno di Fiat è intervenuto alla presentazione della 500L, l'auto destinata a Mirafiori, che invece viene costruita in Serbia. Il lancio alle OGR di Torino è lunga 4,14 m tra i motori, il 900 Twin Air, il 1.4 benzina, il 1.3 diesel. Tanto spazio, molta tecnologia, optional di lusso. Questa auto fa anche il caffè grazie alla macchinetta installata dalla lavazza. Punta a bissare il successo della 500, vettura che fino ad oggi ha venduto 800.000 esemplari.